Siamo con il sindaco Demetrio Papadopoulos e insieme a lui vogliamo un pochino ripercorrere diciamo la festa qui a Pantiere, la festa un po' più tradizionale, quella in cui appunto c'è il contatto vivo con le persone. Sindaco, ci racconti un po' come si svolge questa giornata? Allora, questa, come giustamente ha detto lei prima, è una delle feste più antiche della Valle dell'Esino. La festa è come tutte le feste, la musica che è iniziato proprio adesso, le bancarelle, che sono la gioia dei bambini, la pesca di beneficenza come vediamo lì, che chiaramente tutto quello incassato va in beneficenza. È una festa dove partecipano tutte le famiglie, da piccoli a grandi. È una festa che richiama, è un punto di incontro, molto sentito, un momento di incontro perché anche i vecchi abitanti di Pandiere trovano l'occasione per tornare e vedere i parenti e gli amici. È una bella festa anche se è piccola. Sì, speriamo che il tempo resista. Quest'anno purtroppo le vacanze pasquali non sono state positivissime. E ogni anno purtroppo il tempo, specialmente quest'anno che la Pasqua è abbastanza bassa come si usa dire, il tempo non è clemente. Ieri infatti una parte della festa con gli artisti di strada è saltata. Speriamo che adesso tiene almeno il martedì di Pasqua. Veramente ha tenuto quasi sempre, specialmente la mattina quando si fa la processione, dove partecipa tutto il paese. Io nella memoria mia, gli ultimi 30 anni, posso dire anche qualcosa in più, mi ricordo che ha piovuto solo una volta. Da Pantiere con il sindaco è tutto, Cristiana Simoncini per Vallesina TV.